Vediamo che si dispongono i primi lumi, le prime file di lumi e c'è il Miserere che stanno suonando in questo momento. Allora, la banda sta intonando ovviamente la Marcia Funebre che fu composta nel 1900 dal maestro Alberto Vella, siciliano, in memoria di re Umberto I, che era stato assassinato a Monza in un attentato. In seguito, con alcune modifiche melodiche, il brano ebbe una nuova denominazione, Una lacrima sulla tomba di mia madre. Ovviamente negli anni passati noi abbiamo anche avuto la Marcia Funebre di Schubert, ma da qualche anno purtroppo la banda non ce la fa più ascoltare. Cominciamo a vedere il quadrato dei lampioni, che delimita il tronco. Il quadrato assume una valenza ovviamente simbolica, al pari del tronco, che è una croce vacua, una croce che è stata realizzata da un artigiano sulmonese. È un manufatto molto molto interessante perché si riferisce all'anno 1750. Vediamo che c'è sulla croce, ci sono delle sculture piccole, sembrano quasi delle viti, no? Sì. Dei tralci. Assolutamente sì, perché la croce rappresenta, questa croce di velluto cremisi è ornata da tralci d'argento a simboleggiare il supplizio di Gesù Cristo, l'albero da cui è fecondata la vita, come si riferisce nel Vangelo di San Giovanni, io sono la vita, voi i tralci. Benissimo. E invece vediamo anche questi costumi, sono molto particolari, sono tutti vestiti di rosso, hanno un medaglione al collo. E ci dice qualcosa in più di questa simbologia? Beh, questa è la simbologia tipica dei trinitari, ma dei trinitari a livello nazionale, nel senso che ogni congrega ha dei colori e dei simboli di riferimento. Questo è il classico rosso cremisi, cioè questo rosso che dà un po' verso il marrone. Mentre il collare con i medaglioni portati al collo è un segno di funzioni particolari all'interno dell'organizzazione dei trinitari, come del resto di altre congregazioni. Maggiore è la qualità del medaglione, maggiore è la responsabilità e il ruolo svolto dai vari trinitati. La processione ovviamente è organizzata dai mazzieri, che sono dei sagrestani d'onore, i quali così modulano un po' i tempi e soprattutto le distanze tra i vari portatori dei lampioni che simboleggiano, ovviamente di notte vengono illuminati e simboleggiano un po', ecco, nella tradizione anche il discorso, in passato servivano davvero a fare luce, quindi a illuminare il percorso e a delimitare proprio la processione. Oggi questo non avviene più, cioè, ci potrebbe essere anche un richiamo alle falloforie romane. È incredibile che una processione, una manifestazione di questo calibro che dura da secoli in pratica, ed è per questo che forse attrae tutti questi visitatori in città. Che cosa rappresenta per la collettività sulmonese questa manifestazione? Ma questa manifestazione e le altre manifestazioni sono un po' il fulcro della Pasqua sulmonese. Noi possiamo vantare proprio questa denominazione, perché alla processione del Cristo morto segue poi, già nel pomeriggio c'è stata un'altra processione del Cristo morto che viene fatta all'interno del borgo di Santa Maria della Tomba,
poi c'è il sabato sera, il trasferimento della Madonna dalla Chiesa della Tomba alla Chiesa di San Filippo Neri, la Madonna che poi correrà il giorno dopo, di domenica, nella famosa Madonna che scappa in piazza e la Madonna del Cristo Risorto. Quindi questa è una serie di tradizioni che connotano proprio la Pasqua Sulmonese. Non so se esiste altra città che possa vantare questa continuità anche dal punto di vista della liturgia, il venerdì sera, il sabato, la domenica. Certo, e adesso vedo questi bambini che hanno in mano una serie di oggetti che ricordano forse il giorno del venerdì santo, e vedo che ci sono dei martelli, delle scale, questi bambini così piccoli che partecipano così a questa solenne manifestazione. Sì, innanzitutto questi sono i segni della passione, la scala così come la croce, come il martello, cioè sono tutti i segni che sono stati utilizzati per la crocifissione del Cristo, e quindi sono i segni della passione. I bimbi fanno parte integrante della processione, è un po' la continuità e la testimonianza, è un po' il passaggio dei testimoni alle nuove generazioni, e quindi anche questo è una sorta di iniziazione alla appartenenza alla Trinità. Quindi è importante mantenere la tradizione. È importante mantenere la tradizione, è importante dare continuità a queste iniziative. Se uno pensa che soltanto il coro, che è composto più di 100 persone, quindi questo richiede uno sforzo anche non solo finanziario ma anche umano per allestire una processione del genere. Adesso non saprei quante sono le persone coinvolte, ma penso che siano più di 200, e quindi ovviamente questo è un dispendio di risorse che deve avere una continuità soprattutto nelle giovani generazioni, a cui trasmettere i valori religiosi, sociali, culturali di questa iniziativa. Questo è il momento più importante, no? Ma diciamo che questo è uno dei momenti forse più toccanti. Il Cristo adagiato sulla bara, una bara d'argento con ai quattro vertici del rettangolo, quattro angeli, anche loro con i simboli della passione. C'è da considerare che i portatori vengono sorteggiati nei giorni precedenti al Venerdì Santo, è un onore ovviamente portare a spalla il feretro del Cristo, e vengono sorteggiati tra i sacrestani d'onore. Quindi, come vedete, tutti i portatori dei simulacri hanno il collare con il medaglione. Sentiamo in lontananza le prime note del Miserere, il Miserere che canteranno i cantori che formano il coro normalmente è composto da più di 100 persone, con tre timbri vocali, tenori primi, tenori secondi e bassi. Le musiche sono state composte dal maestro Scotti. C'è la tradizione che negli anni pari si canti il Miserere, o comunque i canti del maestro Barcone Sulmonese, negli anni dispari quelli del maestro Scotti Aquilano, Raffaele Scotti. Questo che stiamo ascoltando è il primo dei quattro versetti tratti dal Vangelo che accompagnano appunto il Cristo e la Madonna. Questo è il Miserere. Il coro ha iniziato a cantare. Allora, ci spiega meglio cosa cantano i coristi? Allora, questo è il Miserere, è ovviamente la prima parola del verso tratto ovviamente dal Vangelo. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, abbi pietà di me, oh Dio,
per la tua grande misericordia. Gli altri versetti poi sono l'amplius, lava me, ab iniquitate mea et a peccato meo, munda me, nel profondo lavami dalla tua iniquità e purificami dal mio peccato. Poi c'è il tibi soli peccavi et malum cora te feci, ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris. Contro di te solo ho peccato e quel che è il male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Per questo sei giusto nel tuo giudizio. Allora, il coro è partito, ora c'è il vescovo e cosa succederà adesso? Beh, adesso si organizza ovviamente il resto della processione perché il coro ovviamente apre e precede i due simulacri. Ovviamente tra il coro e i simulacri ci saranno le autorità religiose, poi il Cristo, la Madonna e le autorità religiose e le autorità civili e militari che chiudono la processione. Dicevo che quello che bisogna in qualche modo sottolineare è la straordinaria suggestione che suscita questo Cristo, e vederlo dall'altro è ancora più struggente l'immagine, perché un conto è come lo vedono le persone dal basso, percependone appena il fatto che lui sia disteso. Invece guardarlo dall'alto, come in questo momento lo stiamo guardando noi, ci dà proprio il senso del dolore, il senso della morte, di una morte che non conosce diversità e che non ha risparmiato neanche il Figlio di Dio. E questa è veramente una cosa straordinaria. Guardate la mano sinistra che sta lì quasi a implorare il perdono, a implorare pietà, e poi il volto rivolto verso l'alto in un'espressione ovviamente di rigidità che è straordinaria. Questo è un Cristo bellissimo, è una statua ovviamente anche questa storica. E poi ci sono anche delle decorazioni e dei garofani attorno. Cosa significano questi fiori? Beh, questi sono i fiori che i trinitari pongono attorno al simulacro del Cristo, alla statua del Cristo.
ed è poi una cosa straordinaria e bellissima al rientro, è quello di prendere il garofano come bene augurio per tutto l'anno. Sono ovviamente tradizioni che affondano anche un po' nella superstizione ed è il popolo che in quel momento ha un rapporto diretto con la storia del Cristo, il Cristo che ha girato per la città, il Cristo che ha suscitato emozioni fortissime nella gente, e quei garofani ne sono la testimonianza, per cui portarselo a casa è un segno importante e fondamentale per chi vive la processione come elemento personale di rapporto con la divinità e con la città. Bellissima è anche questa, il simulacro della Madonna, vedete, con il pugnale d'argento che le trafigge il cuore, è la simbologia massima di un cuore trafitto dal dolore, dalla disperazione, e nel volto di questa Madonna si percepisce il dolore di una mamma, di tutte le mamme che perdono il proprio figlio. Si dice sempre che nessuna madre, nessun padre dovrebbe mai sopravvivere ai propri figli, è fisiologico che sia così, e quindi immaginate che cosa possa essere il dolore di una madre nella perdita del figlio, il dolore di una Madonna nella perdita di Gesù. Certo, che poi sarà la statua che penso correrà in piazza la domenica? I simulacri sono personali delle confraternite, poi ovviamente non è che diciamo delle cose straordinarie rivelando che la Madonna che corre è una Madonna molto leggera dal punto di vista del peso, questo simulacro è integro, lì è soltanto esiste la testa e le braccia, tutto il resto del corpo è ovviamente è vuoto, e proprio per favorire la corsa, perché non deve essere una statua pesante, anche il supporto viene cambiato perché ha le aste molto più lunghe per facilitare la corsa, poi invece viene messo un supporto con le aste più corte per la processione, come possiamo anche vedere in questo senso, qui l'esigenza è quella di tenere in equilibrio la statua. Nella corsa della Madonna invece bisogna che i corridori siano liberi e non debbano inciampare in quelli davanti, e quindi le aste sono molto più lunghe proprio per garantire un equilibrio maggiore nella fase della corsa. Questi che vediamo schierati adesso proprio dietro al simulacro della Madonna sono ovviamente i sacristani di onore, in prima fila ci sono c'è il rettore con tutti quanti i capi, diciamo, della confraternita, i vertici maggiori dell'Arciconfraternita Santissima Trinità, il gonfalone della città di Sulmona che sfila, gonfalone insignito della medaglia d'argento al valor militare, dietro il sindaco, alla sua sinistra il presidente del consiglio comunale, alla sua destra la senatrice del qui sulmonese. Ovviamente chiudono la fila gli assessori municipali e poi ovviamente i rappresentanti di tutte le armi presenti a Sulmona, carabiniere, guardia di finanza e polizia municipale e polizia penitenziaria. Negli anni passati la rappresentanza militare era molto più nutrita, ovviamente con la presenza sia della polizia stradale, anzi ho omesso la responsabile del commissariato di Sulmona, la dottoressa La Chioma, e poi c'erano anche tutti quanti ovviamente i vertici militari. Come vedete anche la gente segue la processione unendosi virtualmente in questo corteo, un corteo che sostanzialmente poi è un funerale solenne, solennissimo. Bene.